Da sogni di cartapesta, ma iniziamo con... No, non iniziamo. Iniziamo con un video. Pensavo che esserci a tutti i costi fosse la soluzione ad un buco nero, fin quando mi sono accorto che avevo solo paura di sparire. Se mi sforzo riesco ancora a tracciare i confini del piccolo principe, letto insieme a mia madre sul tavolo della cucina, e da lì la consapevolezza che ogni vita ha la sua dignità. Ho sempre scritto fin da bambino perché questo è il mio modo di mandare messaggi alle persone che amo, è il mio modo di chiedere scusa, è il mio modo di dire sei una stronza. Ma soprattutto è il mio modo di concentrarmi su quello che mi accade, di bloccare la velocità con cui tutto passa e fermarmi a parlare un po' con il dolore che viviamo in vita. Un amico tempo fa mi ha scritto: non so se sia troppo presto, ma ormai si fa tutto troppo tardi. Non che il tempo sia denaro, però di certo è un bene limitato che lo recuperiamo nella vita. Ed io mi sono fidato, perché sono stanco di guardare la storia dal balcone. Per cui eccomi qui, a gridare al mondo che ci sono anche io. Sogni di cartapesta, 17 anni per tutta la vita. Durante quest'ultimo anno e mezzo, con Gioventù Studentesca delle Marche sono nati degli incontri, ma senza volerlo, da Gabriele che ha incontrato Anna, io ho incontrato Laura, e sono nati degli incontri sulla propria espressione, sull'espressione poetica, sulla poesia, sulle canzoni. E così ne è venuto fuori uno ad Ancona, poi ad Ascoli, in cui ci trovavamo per raccontarci e per esprimere quello che ognuno scriveva o cantava. Al primo di questi incontri ho invitato Davide, che sapevo che scriveva, c'eravamo scambiati delle poesie, e lui è venuto a questo incontro e ha detto: ma questo è un luogo in cui io non conosco nessuno eppure mi sento totalmente ascoltato. E dopodiché lui stesso ha detto: voglio fare io un incontro nella mia città con voi. E ha organizzato un incontro ad Ascoli Piceno sulla poesia, in cui eravamo più di 150 persone, professori, ragazzi e così via. Poi da lì è continuato un rapporto di amicizia, un legame sempre più forte, tanto che a luglio siamo stati a fare una testimonianza ai ragazzi delle medie del Graal in montagna, l'abbiamo chiamato. E Davide ha detto: io non so che cosa devo venire a fare, non so che cosa devo dire, ma con voi verrei ovunque. E Davide ha vissuto, anche nella sua espressione poetica, anche grandi difficoltà, grandi incomprensioni a scuola con qualche professore che magari lo ha deriso. Soprattutto una professoressa di italiano che insomma non credeva in quello che lui faceva. E la cosa che mi ha colpito è che lui, quando ci siamo incontrati, diceva proprio che questo scrivere, questo esprimere la poesia era per lui come una vendetta, e soprattutto quando sono iniziati ad arrivare i primi riconoscimenti, cioè ha vinto dei premi anche nazionali. Lui l'ha vissuta un po', l'ha vissuta come una vendetta rispetto a questa professoressa, rispetto ad alcuni amici. La cosa che mi ha colpito è che da quest'anno è come se lui, questa aspettativa, questa vendetta, è come se fosse stata bruciata da un'altra cosa, da una cosa che è accaduta tra noi, da un legame, da un incontro accaduto tra noi, e che in lui è diventato tanto concreto quanto questo suo desiderio.
Leggendo Davide si vede proprio un, si sente proprio un cuore che cerca, un cuore che vuole rendersi conto di quello che vive, di ogni istante della sua vita. Lui dice che la scrittura, ogni volta che la penna tocca il foglio, è un modo in cui il cuore sussulta e in cui lui si accorge di quello che sta vivendo. Mi ha colpito molto che Don Giussani, in un dialogo con i ragazzi degli artisti della Comuna Baires, aveva detto che questo impeto del cuore è razionalità. Spesso quando io penso alla razionalità, o un adulto pensa alla razionalità, pensa a qualcosa che esclude quest'impeto, questo cuore che vuole conoscere. Pensa come a qualcosa che fa fuori, che è neutro, che fa fuori questo impulso vitale, che invece si sente in Davide. Invece Don Giussani, forse uno dei pochi, che dice che questa è la razionalità. Io, introducendo questo incontro, volevo soltanto leggere, da ultimo, una poesia che ha scritto Davide, anzi non è una poesia, è una prosa poetica, che lui ha scritto quando è andato a visitare la Sagrada Famiglia a Barcellona. Davide ha descritto la possibilità concreta di un ideale, della possibilità di un ideale. Lo scopo è possibile a chi cerca, non in un mondo diverso, ma qui, già adesso. E lui lo dice descrivendo così bene questo suo incontro con questa chiesa. Quante volte ci siamo sentiti poco osservati, poco guardati, poco confortati da persone e dal mistero che abita la quotidianità. Quante volte abbiamo trovato solitudine in tutti i cuori che abbiamo visitato, da cui invece ci aspettavamo un sorprendente fulgore. Quante volte ci siamo chiesti a quale colore, sensazione, odore corrispondesse l'immateriale, mal sopportando la cerniera che ha sempre diviso verità da dubbi, non siamo mai stati certi del cielo che ci copre tutti i giorni. Non siamo mai stati sicuri dello sguardo di qualcuno più grande di noi. Entrando, tutta la titubanza si scioglie e il fervore aumenta. Lo scibile umano può essere conosciuto. La soluzione si fa avanti. Quei colori addosso sono protezione, coperta, una voce che mi urla: eccomi, sono quello di cui hai sempre dubitato. Quei colori sono un volto che a un palmo dal naso mi dimostrano che poi la vita non è così buia come pensiamo. Sorrido, cammino avanti, toccando con delicatezza le pareti di questa risposta materiale. Ho sempre pensato che l'intangibile non avrebbe mai potuto mostrarsi a persone, lo adoravo per questo, ma adesso tutta la mia deprecabile convinzione è spazzata via. Guardo il soffitto e tutto intorno sembra nuovo. Non mi era mai capitato di sentirmi così unico, così infinito. Prima di andare a dormire, ogni sera ripenso a questo. Oggi chiudo gli occhi con una certezza. Basta rievocare un momento per smettere di sentire tutto il vuoto. Mi guardo dentro e non cado più. Mi sento pieno, costantemente guardato da qualcuno, dal volto più puro dell'universo, dal mistero irrisolto di cui non ho più timore. Vorrei adesso dire ad alcune nostre amiche, anche di Davide, quello che loro hanno visto nella lettura di questo e hanno incontrato nella lettura di questo libro, iniziando da Laura. Ciao a tutti, io sono Laura e vengo da Fermo.
Innanzitutto vorrei dire che ho avuto la possibilità di leggere questo libro per intero e vorrei ringraziare Davide perché mi ha scelto per questa presentazione, che sicuramente è una cosa importante sia perché è il suo primo libro, ma anche perché mi consegna, anche se per pochi minuti, dei frammenti della sua vita. E questo libro mi ha colpito moltissimo, anche perché al suo interno ho rintracciato un filo conduttore che legava un po' tutte le poesie. Crescere è una sfida. E la mia riflessione riguardo a questo è iniziata leggendo la poesia a pagina 46, che si intitola Valentino. Ora ve la leggerò. Per farvela capire nell'immediato, immaginate Davide che osserva questo bambino e da questo riflette anche con un certo modo nostalgico. Ne abbiamo trascorsi diversi di pomeriggi nel giardino della tua scuola, quando con occhi di caccia mi vedevi arrivare e correvi. Tutto sudato e scodinzolante, ti spingevo sull'altalena e felice urlavi più su, più su. Un po' ti invidiavo quando volevi darmi a bere quella fanciullezza di cui non avevo memoria. E come fossi una fontanella di un parco giochi, mi attaccavo io, Davide, al rubinetto fino a prendere l'ultima goccia di innocenza. Ricordo di te quelle mani piccole, piene di vita, la capacità di scordare dolore e lo sguardo innamorato che nemmeno il tempo ti avrebbe strappato. Sapessi come splendere sul sole sul finestrino del treno e come gocce di sudore sono foriere di ricordi. Vorrei che non grondassero a terra, che non si sporgessero dal viso. Forse ora mi guardi anche tu e sicuramente sorridi. Non sei come me, non puoi ancora chiederti perché siamo pieni di qualcosa che ci manca. Innanzitutto, leggendo questa poesia, mi ha colpito la promessa di speranza che intravedeva in questo bambino, la sua vita, la luce che emanava, che emanano anche le immagini evocate. In seguito poi, arrivando alla fine, in Valentino Davide sembra quasi urlare: ma cosa me ne faccio di questa consapevolezza adesso, di questa libertà? Ora io sono costretto a chiedermi perché mi sento pieno di qualcosa che mi manca. C'è una poesia a pagina 16, si intitola Nascere ogni anno, in cui Davide descrive l'arrivo della primavera, che io ho interpretato come il sopraggiungere di tutti questi quesiti, quindi l'adolescenza. Infatti lui dice: arrivi primavera e lasci pesi nello stomaco che mi fanno sentire fiore nato sotto un temporale, ebbro, incorporeo, anima in lunghe passeggiate sotto tenui tramonti che mi dipingono sospirante in campi appena fioriti. E a me è sembrato che in questi versi Davide stesse come dicendo addio alla capacità di scordare dolore che caratterizzava Valentino. C'è inoltre un'altra poesia a pagina 61 che si intitola Al solito bar. E in questa poesia secondo me ci si chiede il perché. Perché dobbiamo stare a tu per tu con questa novità che ci sopraggiunge? E immaginatevi Davide che si trova davanti a un bicchiere e la domanda subcutanea che trasmette questa poesia, che mi ha trasmesso, è: ma
cosa dovrebbe sedurci a prenderci così tanto sul serio, prendere così tanto sul serio queste emozioni, anche questo dolore. Infatti dice: vedi, basta allungare appena una mano per dormire su quel ruscello di schiuma e assopirsi con tutti quei perché. Perché ci immobilizza questa crescita e stentiamo a trovare il coraggio? Allora a questo punto si può soccombere sotto l'urlo schiacciante del cuore che, come una volta ho scritto io, strepita, si divincola, urla ad evadere. Però potrebbe anche esserci un'altra ipotesi, e questo Davide lo dipinge. Si può percorrere la crescita in una strada più umana. Forse crescere può anche voler dire entrare in dialogo con la propria crepa, quindi prendere coscienza del proprio limite. Infatti nell'ultima poesia della raccolta, pagina 85, Davide scrive: è proprio nel silenzio arcano nella notte che quasi distratto mi rimprovera l'eterno e come esasperata scusa canto grato al cielo il limite che sono. Questo punto mi riecheggia nella mente una frase che mi è capitato di sentire al Trigo Pasquale. È una frase di Marina Corradi del suo articolo La mia crepa, e lei dice: è una salvezza quel muro spezzato, quella falla, da cui un fiotto di grazia incontrollato può entrare e fecondare la terra inaridita e dura. Nella copertina di questo libro, sotto al titolo, c'è scritto 17 anni per tutta la vita. Allora io mi sono chiesta perché, che vuol dire? Secondo me questo non vuol dire soltanto vivere in un'eterna spensieratezza e da ragazzi, e neanche di vivere soltanto con la voglia di scoprire tutto, oppure nella condizione di essere vulnerabili al dolore e all'incertezza. Secondo me questa frase vuole anche dire che vivere 17 anni per tutta la vita vuol dire vivere tutta la vita per l'incontro fatto a 17 anni. E come diceva Andrea Mandelli, come viene raccontato appunto nel libro che si chiama Ti regalo la mia morta, che è esattamente quello lì alla vostra sinistra, e per chi l'ha letto. E 17 anni per tutta la vita secondo me vuol dire ancora di più, perché questo incontro non è una cosa che si impara a fare, non si mette in tasca ed è compiuta. Infatti un'esperienza purtroppo non la puoi mettere sulla credenza e dire: ah beh, adesso mi serve, la prendo. È un continuo rialzarsi. Infatti la circostanza si rinnova quotidianamente e quindi è perennemente una novità. Una cosa che ha funzionato ieri può non funzionare più oggi, e questo può essere un problema, ma può anche essere l'unico modo in cui possiamo vivere. E a un certo punto si scopre che non si è più integri di per sé, ma si sente il bisogno di affidarsi. E riprendo la poesia al solito bar, perché nello stesso tempo è uno smettere di credere che la vita si spegnesse e si accendesse come la luce stanca, intermittente del garage, che secondo me è
un'immagine molto potente, molto nitida di un certo stile di vita. Scrivere. E secondo me anche scrivere è un modo per crescere. Infatti a pagina 59 Davide, nella sua poesia senza nome, dice: ho visto il mio cuore svegliarsi ogni volta che la penna toccava, a volte violenta, a volte modelata, il foglio. Allora, quando la crescita diventa questo, diventa una scoperta, una sfida, allora è come se la vita inizia a prendere vita, intendo dire, che si smette di sopravvivere. E a questo punto vorrei leggere la poesia che più mi ha colpito di tutta questa raccolta, che si chiama 7-12, a pagina 80, e ve la vorrei leggere. Tutto si dimena, tutto si imbatte nel latente passo, il treno corre stridente, nell'aria si spandono respiri esalati con vigore e altrettanti emessi con affanno. Si ricordano le posizioni del risveglio, dell'ascito, del fuoco primogenito. Tutto riesce a parlarmi. Persino il sole che sta uscendo dalle nuvole sospese, cariche d'odio grigio. Mi sorride e suggerisce il perché sono sveglio, o almeno me ne dà l'illusione. Ogni impronta trema come fregio di vita. È paura e coraggio. Mi appoggio a una maniglia che non c'è, quasi esausto, e un grido infinito pervade ogni metro. Forma macchie di vita col ridente paesaggio. La frase che il tratto che più mi ha colpito è stato quando dice: tutto riesce a parlarmi. E mi colpisce anche perché in una poesia che avevo scritto mi sono accorta che cercavo di esprimere la stessa condizione umana che descriveva, che ha descritto Davide in 7-12. Infatti usiamo addirittura le stesse parole. Io scrivo: tutto oggi mi ha parlato, talvolta sussurrando o prendendomi da parte in angoli intimi d'asfalto. La realtà ha anche urlato, spesso mi ha rincorso, esausta per di fiato, ma io neanche la notavo. Fluida e imperversa, l'ho osservata di nascosto, che danzava con la nebbia, quasi mi appariva bella. La poesia è questo. La poesia è compiere un'intersezione esplicita, intersezione esplicita tra se stessi e la realtà. Ma la poesia non è l'unico modo per farlo. Banalmente lo si può fare anche quando si parla, ci si confronta con un amico, quando si dice tu. E la poesia poi c'è anche la dimensione dell'oltre, ossia far combaciare immagini e suoni, così da far intuire a se stessi e agli altri, perché c'è questa dualità, a se stessi e agli altri, una melodia che va oltre. Io e Davide cosa abbiamo in comune? Forse nulla, le braccia, due occhi, o forse tutto, la crescita, un cuore, l'intersezione. Ciao a tutti, io sono Cecilia e vengo da Ancona. E volevo iniziare subito leggendo una poesia che mi ha colpito molto. Si chiama Il bambino alla stazione, è a pagina 70. La luce del lampione è lacrimosa e prepotente, afferra e succhia le anime dei passanti, inebriati dalla perir del vero, in mezzo al sordido buio. Ciò che non comprende invece è come quell'ombra incollata a terra possa schiaccolargli a fianco e non reagire ai più miserevoli segnali.
Io non sembro che un'anacoreta e fingo di non arridere con benevolenza al ragazzino che indica fremente i binari. Ognuno è venuto qui portato da una nostalgia, dai falsi idoli di fuga, e sta più volentieri di fronte a mezzo litro di vino che all'attendere bruciante di un cammino da cercare. È impossibile, eppure accade, che quelle dita smaniose, quegli occhi veggenti, vivano unicamente nel mio cuore, che quella melodia divina metta radici segrete nel mio petto. Sono immobile e accolgo solamente nello spirito l'implodere del treno appena giunto, la scrittura dell'ancestrale grigio cielo. Quel bambino felice del rumore appena iniziato sono io, che cerco sopra le macerie della vita il senso sfarfallante di ogni sorriso. Allora, a me di questa poesia ha colpito un sacco la sua semplicità, perché alla fine lui racconta di una giornata normale che inizia con lui prendendo il treno. E ciò di cui lui si accorge è di un bambino che indica i binari del treno, ma che sono una cosa ovvia in una stazione, cioè è la cosa più stupida che insomma si possa vedere in una stazione. Eppure quel bambino è curioso, quindi li indica proprio con... Cioè con due occhi che proprio sono esaltati e mi piace un sacco perché prima di tutto Davide coglie questa che è una banalità e poi perché diciamo la poesia prende un tono un po' più di riflessione, ovvero parla di queste persone che lui vede, no? Questo via vai di persone che si può vedere in una stazione, ovvero persone che sono portate da una nostalgia, persone che in generale hanno deciso di acquietarsi, persone che sono disattente, che iniziano la giornata senza stupirsi. E quindi ho visto, diciamo, l'accorgersi di Davide, di questo bambino, come un risveglio, ovvero lui quel giorno è stato davanti a una decisione, o vivere nel nichilismo e nell'apatia più totale, oppure decidere, no? Di vedere quel bambino anonimo che lui non conosceva come un modo per risvegliarsi, ovvero quante volte noi iniziamo la giornata scontenti, sfiduciati, sfaticati, poi era una giornata grigia, per esempio io quando il tempo è nuvoloso mi faccio molto prendere dal meteo e per me la giornata già non promette niente, cioè niente di buono, e invece mi piace perché Davide banalmente guardando solo un bambino abbia come deciso di ripartire, quindi di dare alla giornata una nuova possibilità, e mi piace perché si capisce dai versi che non è stato un discorso intellettuale che lui si è fatto, no? Non è che si è autoimposto che adesso devo guardare la realtà, devo capire questa giornata cosa mi porta. È stato semplicemente guardare quello che aveva intorno, che è la stessa cosa che ha fatto il bambino. Quindi mi piace un sacco perché questo sguardo che ha avuto Davide lo possiamo avere tutti, ecco. Cioè non serve essere un intellettuale per averlo, lo possiamo avere tutti. Per cui a me questo dà un sacco di speranza e mi fa sentire meno sola perché molte volte anch'io mi ritrovo a guardare questi piccoli particolari, ma poi ti giri intorno e vedi solo gente che invece cammina e vive a testa bassa, per cui mi fa sentire molto meno sola e mi dà proprio speranza perché lui ha la mia stessa età. E poi mi piace perché si capisce da questa semplicità di sguardo che lui proprio vive, cioè misura tutta la sua vita con il desiderio bruciante che ha di prima di tutto di mangiarsi la vita e poi di capire perché le cose che ha intorno ce l'ha, come potrebbero non, cioè ci sono come potrebbero non esserci, per cui è uno che si chiede proprio il senso di quello che gli accade. E è bello perché questo sguardo secondo me gli farà sempre di più avere una, cioè lo farà sempre più arrivare ad avere una familiarità con il mistero. Per cui secondo me lui chiamerà sempre di più la vita per nome, avrà sempre una più grande familiarità con la vita. E poi mi ha colpito un'altra poesia che non ha titolo. Ci si nasconde nelle proprie case, anditi in cui si abbracciano i pianti e le insonnie intelligenti. E poi, seduto in cerchio, con i nodi che mi immagino, si rivolge a me qualcuno che non c'entra. Mi chiede col timore dell'ancora una volta, che sia quella giusta, di essere abbracciato. Proprio me, che guardo da un cunicolo sperando di essere guardato. Una pupilla, la leggera voglia di domani e un gesto vano. Tutto somiglia a qualcosa che dagli occhi ho versato, ma poi a terra ho lasciato cadere. Allora, io prima di spiegare perché ho scelto questa poesia vorrei fare una premessa. Io agli incontri di quest'anno, dove è venuto anche Davide, sono
sono venuta e le poesie mi piacevano, oggettivamente mi piacevano, eccetera. Però, forse perché non lo conoscevo, cioè mi sembrava uno che sapesse usare le parole molto bene e usasse dei grandi termini, però cioè, non, alla fine non fosse questa, cioè, questo grande ragazzo sensibile, cioè era uno che ci sapeva fare con le parole. Poi però alla fine cioè, anche io cioè, ho dovuto essere molto sincera con me stessa, nel senso che leggendo i suoi versi ho capito che di fatto una sensibilità ce l'aveva e, e si capisce dalle sue poesie, per cui mi sono messa in dialogo con lui, quindi diciamo ho vinto un po' la mia idea, mi sono messa in dialogo con lui e ho capito che Davide è molto più semplice di quello che magari potrebbe apparire cioè, dall'esterno. È una persona molto più semplice che chiede cose semplici, infatti si vede dal fatto che la poesia inizi proprio con lui che si rinchiude, no? Va in un luogo sicuro, cioè nelle proprie case, no? Però c'è sempre qualcuno che non c'entra, che lo raggiunge e questo fa scoprire Davide cioè, di essere un essere mancante, ovvero lui si riscopre bisognoso tanto quanto quella persona gli sia palesata davanti alla faccia, ovvero lui ha lo stesso bisogno di quello che gli chiede di essere abbracciato, lui chiede di essere abbracciato. E, per cui mi è piaciuta per questo. E poi conclude diciamo con una nota un po' malinconica, perché dice che tutto questo, no, tutta questa bellezza somiglia a qualcosa che dagli occhi è versato ma poi a terra ho lasciato cadere. Io l'ho un po' interpretata come la speranza di trovare qualcuno che lo accettasse così per com'era nella sua totalità, no? E quindi è come se per un certo momento della sua vita lui avesse deciso proprio di accantonare, no, questa speranza di trovare delle persone che effettivamente gli volessero un sacco bene. Però cioè, se siamo qua e si è scritto questo libro sicuramente ha anche trovato qualcuno che lo guardasse così. E niente, quindi mi piace proprio perché anche questa poesia secondo me denota molto uno che vuole dirvi sì al proprio cuore e che appunto come ho già detto vuole mangiarsi la vita, per cui io non scrivo poesie, quindi non posso ringraziarti per una poesia, però dico grazie anche io per avermi scelto e però ti faccio anche un augurio, ovvero io spero che pubblicherai una seconda raccolta di poesie dove proprio non avrai nessun motivo per difenderti da niente, quindi sarai ancora più ferito dalla vita e quindi cioè, diciamo che ascolterai sempre di più il tuo desiderio e per cui cioè, diventerai ancora di più amante della vita. Innanzitutto ringrazio Laura e Cecilia e poi buonasera a tutti. Io sono molto felice di essere arrivato a questo punto, anche perché, come molte persone che mi conoscono sanno, non ho mai portato a termine nulla nella mia vita che avessi iniziato. E questa cosa per me è stata sicuramente una prova importante a livello caratteriale. E io credo che non ci sia nulla di più complesso di un'analisi introspettiva. Scrivere per me è sempre stato un bisogno, una necessità di capire meglio le mie reazioni di fronte a ciò che accade nell'arco di una vita. Credo inoltre che, almeno inizialmente, la mia non sia stata propriamente una scelta, ma qualcosa dettato dall'impeto, dalla appunto necessità di dire qualcosa di normale. E in questo periodo storico, dire qualcosa di normale, secondo me, è la più grande di tutte le rivoluzioni. Il motivo per cui una persona potrebbe trovare a leggersi questa raccolta di poesie è forse perché parlo di persone che hanno fatto parte e fanno parte tuttora della mia vita, di cose che mi accadono quotidianamente, quindi poi la gente ci si rispecchia e ci si può ritrovare. Le nostre, quelle a seguire e anche quelle in passato forse, sono generazioni che si sono fatte e si fanno del male tuttora. Abbiamo bisogno di uscire fuori dalle righe, fuori dagli schemi, per sentirci vivi, arrivare al limite delle nostre forze, della nostra sopportazione, per poi convincerci che magari dobbiamo cambiare dentro noi stessi e nel rapporto con gli altri. Ecco, questo è un libro pieno di sentimenti, non solo di rabbia. La rabbia c'è, però poi bisogna essere bravi ad incanalarla, a veicolarla nella giusta maniera, a darle sfogo, a darle significato e a darle anche un nome. Ed io purtroppo a volte dico che sono molto sicuro dei miei mezzi, degli strumenti che ho a disposizione, della mia cultura e anche del mio modo di esprimermi. A volte, non sempre.
Prima di iniziare volevo prendere un attimo il titolo di questo meeting, perché a mio modo di vedere incarna molto bene uno dei caratteri principali di questa raccolta. Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice. Quindi si parte da un fatto estremamente generale, che recupera la sua universalità nel cuore di ogni uomo, ogni donna, e quindi in un particolare. Sentivo in una omelia, scusate, di Don Peppe, una frase che diceva: io, il fatto accade e io gli corro dietro. E quindi questo correre, urlare, ferire, ferirsi, anche questo fermarsi nell'angolo di muro più scrostato dell'universo, in attesa di quella mano protesa verso i miei occhi, è quella traiettoria sana che poi, di cui poi parla Nicola nella prefazione del libro, che mi ha condotto fino a qui. Quindi come poterci liberare da questo finto deserto che è diventata ogni nostra storia? Ci sarà mai veramente qualcuno sul cammino di ferro, che è la vita? E se ci sarà qualcuno, saremmo capaci di recuperare insieme, in una social catena, come diceva Giacomo Leopardi, il significato e la dignità di tutto ciò che ci accade? Ecco, questa cosa ho cercato di sintetizzarla in una poesia che si chiama Desiderio, e adesso ve la leggerò. La sabbia si sposta, finisce, riprende. Per me conta solo chi è vivo in quest'area rarefatta di novembre, chi consola e chi confida, chi ordina sempre la gioia dell'inizio con la calma assillante dell'acqua. È davvero di più di quanto si ha nelle mani alla fine. Il vento porta con sé l'odore dei palazzi saccheggiati dal tempo, della perfezione di intonaco e vernice, e grida i tuoi capelli scuri, il mio amore, come se veramente esistesse un seme, un sentimento, oltre alla paura dell'assuefarsi dei giorni, del nostro annullamento. Ci guarderà mai veramente qualcuno sul cammino di ferro? Ti stringo forte al petto, e forse mi dimentico di dirti che non ho chiesto niente, seppure arrivi sempre un braccio che non cerca eppure vuole essere trovato. L'onda culmina col nostro bacio, e torniamo, già lo siamo, ma non lo ricordiamo. Un gesto, una parola, degli uomini in mistero. Aggiungiamo ai due che ci hanno schiuso le palpebre, il nostro, il terzo, un nuovo desiderio. Ecco, per me questi due anni, in particolar modo l'ultimo anno, sono stati la vera ricompensa a questo correre dietro un folle significato di vita, diciamo. Qualche notte fa, in preda alla mia solita insonnia, ricordavo con fervore tutte le volte che ho pensato di non potercela fare. Tutte le volte che, per esempio, ero nascosto nel letto col telefono in mano per scrivere un'iperbole di reazioni da gestire, da mitigare. Ho sempre pensato nella mia brevissima vita, perché ho 19 anni, mica 40, che non potevano esistere momenti di stallo. Desideravo sempre picchi altissimi di felicità e bassissime depressioni emotive. Ecco, diciamo, ho saputo in un certo senso smettere di avere rabbia, di trasformare questa rabbia in bellezza, in desiderio, e questo sono riuscito a farlo grazie a due persone che sono qui, che sono Gabriele e Nicola, e che sono diventati due cari amici, due padri, di certo non putativi, ma due padri, che si sono conquistati il mio amore, la mia stima, la mia attenzione, dai piedi, dal basso. Non hanno mai tentato di correggere quanto di più sbagliato in me, ma abbiamo camminato sempre sullo stesso piano, senza che poi nessuno provasse ad ergersi come detentore della verità assoluta. Ecco, questo, diciamo, ho cercato di scrivere in un'altra poesia che si chiama Passeggiata. Scusate un attimo, non c'è scritto. Ecco, non si stringerà forse il blu del cielo sul finale di quegli angoli lontani. Non saliremo il torbido gorgo, straziandoci di vane parole, ma ogni passo sarà come scoprire venature nuove sulle mani, scavare dentro un'anima giusta di chi sta male. Ogni labbro chiuso parlerà di come balorda ci ha lavato d'inverno la pioggia, e il seme del piangere segreto sarà subito saldo albero di vita.
tornerò a casa e mi assaliranno i cadenzati colpi di tosse di mia madre ancora sveglia. In testa e sugli occhi quella fresca aria d'aprile mi carezzerà dolcemente. A 18 anni si può essere seri, ma è difficile abitare la tempesta del mondo come i nigui passeggeri. Questo libro è sicuramente un libro molto con molte persone, con molte strade percorse al contrario. Mi sono accorto in itinere che è vero, chi resta attaccato al passato muore un po' ogni giorno, ma io non ce la faccio a non tornare indietro col pensiero. Sfiderei chiunque a dire che non ha dei fari all'interno di questo oceano d'acqua scura che è il cielo. E questo rivela anche un po' il centro, il senso di tutta la mia questione, perché poi per ognuno è diversa. Per quanto io voglia sembrare impeccabile, una bussola infallibile, non riesco a vivere solo per me stesso, ma anche un po' per gli altri. Per un principio che sta alla base di tutte le cose, secondo me. Ossia che tutti possiamo avere padre o madre, o essere padre o madre. Tutti possiamo avere amici o meno. Tutti possiamo avere un amante o meno. Ma mai nessuno potrà rifiutare di essere figlio. In quanto figlio non potrà mai decidere la sua origine. Per cui da qui ho iniziato ad affermare che la mia origine non deriva da un io, da me stesso, ma da un tu, da un'altra persona, che un giorno può essere acqua di sorgente in mezzo al vuoto, un altro anche buio questo, in una notte in cui vorremmo solo essere stretti da qualcuno che realmente ci manca. Non esiste meta da raggiungere senza terreno ostile, piogge scheggianti, o anche un paio d'occhi che bramano solo un porto sicuro. Ecco, infine vi leggerò una poesia, una delle poesie a cui sono particolarmente più legato, che ho dedicato a mia madre. E ci tenevo a dire che nonostante abbia scritto una poesia a mia madre, non, la mia persona è molto distante da quello che si può definire un mammone. A mia madre. Sabato mattina si cammina tra l'amore e l'apatia, dove ogni voce si leva e s'affievolisce per l'eccesso strepito di cui tutti tremiamo. La rondine tra i teli sei tu, che ogni giorno mi insegna a volare. Tutto questo fragore, rumore enfatico della vita sei. L'unico fiore che di sete non colgo, perché nemmeno è tutto nero il mio vagare. E se ogni persona che erra sbadatamente mi offre un'occhiata, allora mi guardi anche tu, senza una parola, che anche i migliori sbagliano, quando da dire è l'indicibile sommessamente. I tuoi silenzi sono granate e carezze, mai sbagliate, che non indicano via alcuna, ma si addentrano nelle crepe del reale, nella falla di un argine. Con le mie mani meno maldestre vorrei pregare quanto posso, verso quanto ancora non è risolto del dolore, delle domande nel mio cuore. E avere a mente ogni giorno la vita di altri, perché senza non si desidera nemmeno la propria. Vorrei affrettarmi e tornare a casa, dove sei tu in casa mia. Aspettare che come onda, questo vociare del mercato, si spenga sulla riva e diventi anelante spuma. Vorrei salire le scale, guardarti mentre sfeghi i piatti nel lavabo, sbattere con i tuoi occhi e ricordare che il tuo amore per me lo servi come un'eredità. E c'è forza e benedizione in questo grande amore. Ultima cosa, no, finito. Vorrei dire solo un'ultima cosa, ossia che mi sono molto impegnato per poter migliorarmi e per poter arrivare fino a qui. E questa credo sia una delle cose più importanti per una persona che decide di metterci in gioco fin da subito e che ha la folle aspirazione di essere un poeta, tra molte virgolette nel mio caso. Quindi sono molto felice di quello che ho fatto e ringrazio di cuore tutti quanti, partendo da Chiara, Cristina e Elisa di Itaca, che mi hanno creduto, tutti i miei amici che non mi hanno mai lasciato da solo, tutta la mia famiglia e anche mio padre, nonostante noi non abbiamo un bellissimo rapporto, perché è difficile essere suo figlio, ma è altrettanto difficile essere mio padre. Lo voglio ringraziare perché mi ha accompagnato durante questa sfida. Vorrei ringraziare Gabriele, Nicola,
che anche se diciamo il libro è mio, una parte secondo me anche loro, Laura e Cecilia, Laura e Cecilia, mi sono sbagliato, e Marina che purtroppo oggi non è qui, e niente, il resto spero che verrà da sé. Grazie a tutti per l'attenzione. No? E mi veniva in mente un passaggio di Mario Luzzi: noi siamo quello che ricordiamo, il racconto è il ricordo e il ricordo è il vivere. Quindi l'unica possibilità che io ho per non sminuire e per non spiegare quello che sta succedendo, perché un attimo c'avevo bisogno di silenzio, di fermarmi e di andare via, di questo ho bisogno di qualche ora per digerire quello che è successo, è quello di ricordare come io ho conosciuto Davide, come ci siamo conosciuti, come ci siamo incontrati, no? Era il 21 dicembre del 2017, ricordo dopo un po', ancora mi ricordo la data, il giorno, quello che facevamo, e io stavo presentando insieme a Nicola il suo libro, Il cambiamento epocale, e finita la presentazione Nicola me lo presenta e mi dice: lui scrive poesie, Itaca Edizione, questo naturalmente, Eugenio, ringraziamo, lui scrive poesie e brevemente mi fa, sta cercando di capire cosa fare per il dopo. Allora io mi ricordo la sensazione di essermi messo un po' in mostra, no? Cercando di fare la parte di quello che fa quello che gli piace, nonostante fa una facoltà che non ha mai garantito il lavoro, cioè filosofia. Quindi ho detto: ma no, non ti preoccupare, cioè sta tranquillo, figurati, no? Oppure quasi di consolarlo, cioè sì, è una buona cosa, vai avanti, sta tranquillo su questo, no? Dopo, come ha dettagliato Nicola, ci siamo visti a Ancona, poi a San Severino, poi a Fermo, poi a Pescara, adesso troviamo qui a Rimini. A Pescara camminavamo, cioè, vari incontri, eccetera, eccetera. Quello in Trentino che secondo me rimane, diciamo, un punto veramente decisivo anche per altri aneddoti. E mentre camminavamo, tornando da Pescara, perché siamo, alcuni di Pescara ci hanno chiamato, ci hanno detto: perché non venite giù a raccontare quello che avete vissuto quest'anno, no? Poi andavamo giù, tornavamo dopo essere mangiato un po' di pizza insieme, Davide, camminavamo come se niente fosse, mi fa: senti, mi pubblicano il libro, ti va di presentarlo insieme? Dico: sì, dove? Al meeting. Ah, beh, adesso magari vediamo, sì, è interessante, però io sono rimasto male, perché c'è, cioè, uno che ti affida la presentazione di un libro, cioè non è una cavolata, cioè è una cosa che va trattata con, che la poesia è un pezzo di te, non è una cosa che tu scrivi così, quindi che tu devi presentarla, per me io sono rimasto proprio male, no? Ma nel senso proprio stupito, cioè come se fosse una cosa immensa. E quindi di fronte a questo mi chiedo: ma perché proprio a me? Cioè, che c'entra questo ragazzo, tra virgolette? Questo ragazzo che io ho visto pochissimo, eppure lo considero come uno dei miei più cari amici. Cioè ogni tanto devo chiamarlo: che fai? Che dici? Perché? Mi ha colpito molto che c'è una poesia, pagina 22, che guarda caso si chiama Professore, che secondo che la vorrei leggere, perché ha descritto molto quello che sono io e quello di cui ho bisogno. Professore, pensaci bene, in bocca al lupo, grazie davvero. Sono tre le frasi che mi sono tornate in mente quando l'ho vista mentre scendevo dal treno. Pensaci bene è un caldo pomeriggio di maggio, sopra i libri, una frase che determina il confine tra il dubbio di un ragazzo e il suo consiglio. Devo dire che lei ci aveva visto lungo, mi aveva sempre detto di decidere la scuola superiore in base a ciò che mi piaceva, e invece io ho scelto qualcuno che scegliesse per me, non lei purtroppo. In bocca al lupo è l'ultimo giorno che l'ho vista, fuori dalla scuola, dopo l'esame a cui lei non ha potuto partecipare, e la capisco, la morte di sua moglie l'aveva distrutta, io non so sinceramente come avrei reagito. In bocca al lupo per ciò che verrà, per ciò che sarai e imparerai dalla vita, mi disse così. La guardai dritto negli occhi e scattai una foto a quel viso tempestoso che mi abbracciava. Grazie davvero a questa mattina, sotto la pioggia, sulla banchina della stazione. Un furente abbraccio a sua figlia, l'unica cosa che le resta, che le è restata dell'amore per sua moglie. Ci guardava incurante. Come va, Colletta? Mi chiedevo come mai ancora non avesse perso l'abitudine di chiamarmi per cognome, ma forse mi piaceva più così, in memoria di quei tempi felici in cui la ricordavo diverso. Ha iniziato a fumare. Comunque potrebbe andare meglio, professore. Mi manca molto, sa? Un triste sorriso e ancora un abbraccio. Prima di andarmene, mi sono avvicinato all'orecchio e le ho detto con un po' di presunzione: niente muore se lei vive per davvero. In tutti quegli anni
Lei mi aveva sempre insegnato qualcosa, ma quella mattina mi arrogai il diritto di dirle che doveva sorridere come faceva un tempo, di amare, amare la vita e sua figlia, per sua moglie e per ciò che di meraviglioso insieme avevate costruito. Caro professore, tutto può essere perso, ma noi non lo lasceremo mai. Se ascolta i ricordi lasciati negli anni, si accorgerà di avermi detto anche questo. In bocca al lupo, eh? Quasi dimenticavo. Grazie davvero di tutto. Ci pensi bene. Quindi che c'entra questo ragazzo con me? C'entra perché io faccio l'insegnante e c'ho bisogno di uno che tutte le mattine si arroga il diritto di dirmi: guarda che la vita è bella, guarda che la vita ce l'ha un senso. C'ho proprio bisogno di uno che se l'arroghi questo diritto, nonostante sia io spesso a entrare in classe. Io ho bisogno che gli studenti mi dicano questo. Quindi Davide per me è veramente un amico, e in questo senso la sua poesia secondo me nasce proprio da quest'impeto, nasce da questa necessità di scorgere un senso in tutto quello che accade, di combattere per questo, di non accontentarsi mai, che è una cosa che ormai facciamo quasi tutti, no? Come trovate a pagina 13, primissimo componimento di cui leggo un verso. Ci hanno fatto credere che ci sono dei canoni che dobbiamo rispettare, modi in cui dobbiamo parlare, comportarci e pensare, in una parola, essere normali. Chissà che vorrà dire essere normali. Ciò che mi colpisce di questa battaglia, di quest'impeto sanguigno, è il suo desiderio di guardare, di raccontarlo. Questo emerge nell'uso della parola, che non è mai a caso. La sua scrittura non è uno sfogo, ma la voce di uno che sta cercando le parole più belle per raccontare il suo cammino umano al mondo. Il poeta, secondo me, è colui che fotografa quando il cuore si ridesta, quando il cuore vibra, no? È un po', passatemi la parola, il poeta è colui che fa il selfie al cuore, no? Se guarda e dice, ha vibrato, no? Come emerge a pagina 21, leggo due passaggi, di Eterno. Ma nulla, nessun uomo, nessun voltafaccia, nessuna sofferenza potrà portarmi via la rimembranza che tanto svendiamo, i moti dell'animo, l'immateriale, l'intangibile. Questa è una fotografia, nessuno me lo può portare via. Lui se ne accorge e lo scrive, con parole, secondo me, anche geniali, no? E questo non è frutto di un caso, no? Cioè, la cosa che io alla fine mi sono domandato, dico, perché un ragazzo di 19 anni decide di scrivere un libro di poesie e non si ammazza? Ultimamente io mi sono chiesto questo, cioè perché, per quale motivo un ragazzo di 19 anni dà credito, come diceva Laura, alla crepa che c'è, cioè decide di guardare questa crepa e non, e come dice lui, no? Ognuno è venuto qui portato da una nostalgia, dai falsi idoli di fuga, e sta più volentieri di fronte a mezzo litro di vino che all'attendere bruciante di un cammino da cercare. Perché un ragazzo genere fa questo? Questo secondo me è l'altro filo che io vedo nel libro, no? Mi ha colpito molto, perché quanti sono i ragazzi, no, che sanno di questa domanda, ma quanti danno credito a questa cosa? Non lo dico come giudizio di valore, però a me colpisce questa mossa, anche questo impegno che c'è stato, no? Io immagino, questo emerge moltissimo in Gennaio ad Ascoli, che vorrei leggere, con cui vorrei concludere, che questo desiderio è già, secondo me, questo desiderio che Davide ha di suggere la vita, è già l'incontro drammatico con uno che ha deciso di iniziare una battaglia, un po' come Giacobbe con l'angelo quando combatte per tutta la notte. Cioè Dio non ha bisogno di mezze calzette, Dio ha bisogno di gente con coraggio, che combatte con lui. E quindi vorrei leggervi quest'ultima brevissima poesia, pagina 40. Gennaio, Ascoli, un passo in più e le mani rotte, una volta di troppo dal gelido vento. Un altro ricordo per rimanere in silenzio e promettersi di non pensarci più. Un'altra pietra che esala storia profumata di verità. Resta sul cammino di sempre. Un altro cielo che brucia solo perché ho deciso di farmi spezzare. Un'altra notte condivisa con gocce danzanti che tornano e baciano come ritornelli. Ho addosso quel grigiore che non corrode mai,
che non rattrista mai. Mille occhi di palazzi macilenti su di me, che quasi germoglia un sorriso. In fondo lo vogliamo tutti. L'amore di uno sguardo profondo e diafano. Grazie. Grazie a tutti per essere venuti.